cari fratelli e sorelle tanto amati del Signore, grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore nostro Gesù Cristo. E buongiorno da parte di Don Umberto. E diciamo insieme, siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, di Maria e Giuseppe, ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. Io sono la risurrezione e la vita. In piedi, davanti al sepolcro di Lazzaro, Gesù rivela la propria identità. Finora era conosciuto come l'amico delle due sorelle e del morto, ma ora tutti sapranno una verità sorprendente, sconvolgente, addirittura incomprensibile. Egli è per noi quella vita che ci innalza sopra questo mondo, che ci fa essere nel mondo, ma non del mondo. Dovremmo mangiarlo nell'Eucaristia per capire, anzi per accogliere, il mistero. O Signore Gesù Cristo, io credo che tu sei la risurrezione e la vita, che il pane che tu ci doni è pegno di vita eterna. Ed ora ascolta Gesù, che parla al tuo cuore e ti dice: anima cara, perché cerchi di usare frasi complicate e parole difficili per parlarmi? Prendi ciò che è più semplice nel tuo cuore, come faresti con i più intimi. Non sono forse anch'io nel numero di questi? Ed ora accogli con fede la benedizione del Signore. Nella divina volontà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la sua Madre Santissima prima di iniziare la sua passione. Quindi, per mezzo e intercessione del Beato sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedico per imprimere in te il triplice suggello delle tre divine persone, affinché tu risorga dal tuo decadimento per vivere nel Divin Volere. Questa benedizione, nel nome del Padre, comunichi in prima nella tua volontà il sigillo della sua potenza, restituendo la sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù, comunichi in prima nel tuo intelletto il sigillo della sua sapienza. Nel nome dello Spirito Santo, comunichi in prima nella tua memoria il sigillo del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo. Sii risanato ogni infermità spirituale e corporale. Arricchita e abbellita di ogni bene e virtù sia la tua anima. E per circondarti di difesa contro il demonio, il mondo e la carne, insieme con Gesù, benedico tutte le cose da Lui create, affinché tu le riceva tutte benedette da Lui. Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, tutto, tutto, affinché tu resti come inabissato e coperto con queste benedizioni. Insieme con Gesù, ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, le viscere, il respiro, il moto e tutto. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti il santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, di Maria e di Giuseppe, ora e sempre.